Mancano pochissime ore al derby di Champions. Alla fine non sono neanche tanto teso. Vabbè, un po' sì. È la partita che aspetto da 20 anni. Se vinciamo siamo in finale. Però perdere contro di loro sarebbe devastante. Ancora oggi la meniamo per il derby del 2003. Se uscissimo dovremmo sentirli parlare fino al 2043. Vabbè, ma tanto vinciamo. O forse no. Forse è meglio non pensare alla partita di domani. Guardo un attimo la tele. Anzi no, niente. Parlano anche lì del derby. Proviamo con Instagram. Peggio. Stamattina al lavoro neanche il caffè ho preso. Non ce l'avrei fatta a sentire il solito interista con cui lo bevo tutti i giorni dire che i favoriti siamo noi. Per non pensarci quasi quasi vado a fare una corsetta al parco. Anche se in realtà non corro da quando ho preso il diploma. Proviamoci. Dicono che correre ti faccia sentire meglio. Faccio 100 metri. Sono già stanco morto. Mi fanno male le gambe e credo che il cuore stia per vacillare. Passo accanto a due anziani fermi sulla panchina e sento Telvisco, il Fiolì, l'argentino, come se chiama, e Lautaro, che lì le boom. Pure qua parlano del derby. Me ne torno a casa tutto indolenzito. Mi rassegno. Penso alla partita. Se solo ci fosse Leao. Ma no, Rafa non c'è. Abbiamo perso. Complimenti all'Inter. No, aspetta. Manteniamo la calma. Senza Rafa abbiamo appena battuto la Lazio. Senza Rafa, contro il Napoli in campionato, abbiamo giocato benissimo e forse Teo è anche più libero. Sì, però Rafa è Rafa. Perché si è fatto male proprio oggi? Non si poteva prendere un raffreddore pure Lautaro? No dai, devo essere sportivo. E poi sono milanista. Ho vinto 7 Champions e ho preso per il culo la Juve per 20 anni perché si è lamentata dell'assenza di Nedved. Se non ci sarà Leao, ci sarà Salmekers. Magari farà la partita della vita. Magari ci farà vincere la partita. Un insospettabile come Ambrosini nel 2005 contro il PSV. Un gol all'ultimo. Un gol che ci manda in finale a Istanbul. Madonna. Istanbul. Con 27 capitali nell'Unione Europea. Proprio a Istanbul dovevano mettere la finale di Champions. Che poi la Turchia manco è nell'Unione Europea. E poi Istanbul manco è la capitale della Turchia. Vabbè, pensare alla Turchia ora è inutile. Però loro hanno il turco. Quanto sarebbe bello buttare fuori Çalhanoğlu dalla Champions. Vincere un derby in semifinale di Champions. Buttando fuori uno che è nato a parametro zero all'Inter. Sarebbe clamoroso. Però quanto sarebbe devastante se accadesse il contrario. Come reagirei se vedessi avanzare lui? Magari grazie a un suo gol. Poi dovrei sorbirmi tutte le sue dichiarazioni post partita. Poi magari dovrei pure vederlo alzare la Champions a Istanbul. Ho i brividi. Vabbè, non pensiamo alla partita. Si sono già fatte le 21. Cosa faccio? La guardo o no Real City? Forse è peggio se la guardo. Poi inizio a pensare a quanto siano forti loro e mi deprimo ancora di più. Certo però, se dovesse passare l'Inter, battere il City o Real non sarebbe facile. Ma se invece dovessimo passare noi, ce la faremmo? Sì. Anzi no. Vabbè, non è tempo di pensare alla finale. Prima c'è una semifinale da giocare dopo 16 anni. Abbiamo eliminato il Napoli ed eravamo sfavoriti. Abbiamo vinto un campionato ed eravamo sfavoriti. Sono anni che siamo sempre sfavoriti, ma spesso abbiamo ribaltato il pronostico. Che questo possa accadere di nuovo. No, meglio non illudersi o si rischia di farsi male. Però che senso ha affacciarsi alla finale già pensando di aver perso? Cazzo, siamo il Milan. Boh, sto impazzendo. Se solo fossi uno di quelli che vogliono l'esonero di Pioli, almeno avrei un motivo per sperare nella vittoria dell'Inter. Ma no, non riesco a tifare Milan così. Anche perché quello non credo significhi tifare Milan. Vabbè, quasi quasi mi riguardo il video di Ale Cera in cui si era immaginato la semifinale di Champions tra Milan e Inter a gennaio. Lì almeno non ho l'ansia. Lì so come finisce. Vinciamo noi grazie a Leao. Cazzo, Leao domani non ci sarà. Mi ritorna l'ansia.